Tutto pronto per l'antica fiera di San Giuseppe, la tradizionale fiera del bestiame, non solo, che si tiene a Vernio. Le novità di quest'anno sono intanto il sabato un convegno rivolto all'aspetto turistico dove verrà presentata il nuovo percorso trekking che abbiamo inaugurato la scorsa estate, la Via della Lana e della Seta. Sarà l'occasione anche per gli operatori del settore per approfondire il tema e approfondire le opportunità che questo nuovo percorso può offrire. Avremo poi durante la Fiera del Bestiame il giorno successivo, la domenica, il clou della fiera, alcune razze in via d'estinzione di bovini. Ci siamo concentrati quest'anno appunto sulla qualificazione delle razze toscane che stanno piano piano estinguendosi per favorire appunto la loro promozione e perché no invogliare qualche allevatore a cimentarsi anche nell'allevamento di questi animali importantissimi per la filiera toscana. Sono attesi 130 espositori che animeranno le vie di Vernio da Mercatale a San Quirico, con prodotti toscani e anche da fuori regioni. Sono invece 40 gli allevatori che presenteranno bovini, pecore, asini, cavalli e animali da cortile. Come sempre è previsto il contest degli zuccherini e gli spettacoli equestri insieme al servizio navetta. Stiamo portando avanti con il massimo dell'impegno questi aspetti per valorizzare la nostra valle appunto in tutti gli aspetti del turismo ambientale e anche, perché no, culturale con i nostri monumenti.